Questa mattina un incontro tra Comune di Clusone, Provincia di Bergamo, Regione Lombardia per fare il punto della situazione in merito alla strada per Villa Dogna chiusa già da alcuni giorni. Cosa è stato stabilito? Che novità ci sono? Sì, si è fatto proprio il punto e si sono messi dei paletti fermi. In primis il ruolo di provincia che riguarda la viabilità, quindi la strada di competenza provinciale, hanno già iniziato a realizzare quell'opera provvisionale di cui si era parlato l'altro giorno, quindi creando una barriera con dei blocchi in calcestruzzo e dei New Jersey in calcestruzzo proprio a ridosso della strada, in modo che se dovessero avvenire degli distacchi, questa fosse in grado di ostacolarli e di impedirli. A quel punto, realizzata questa barriera, sarà possibile riaprire la strada. Quando avverrà tutto questo, sono lavori già in corso e sabato dovrebbero concludersi. Usiamo sempre il condizionale perché non è facile fare delle previsioni così precise. Quindi domenica potrebbe riaprire la strada che porta poi a Villa Dogna e tutta l'Alta Valle Seriana. Contestualmente verrebbe tolta l'ordinanza sindacale che prevede l'evacuazione di quell'immobile che si trova al civico numero 1 e quindi le famiglie potranno rientrare. Regione Lombardia poi invece è competente per quanto riguarda il finanziamento della messa in sicurezza invece del versante. Quindi attraverso la DGR 2829-2020 verranno stanziati su richiesta del Comune l'importo necessario per eseguire i lavori. Si tratta circa di 100.000 euro, questo è l'importo stimato. Ora verranno fatte tutte le richieste da parte del Comune. E in cosa consisterà l'intervento? Consisterà un intervento di pulizia di tutto il versante, quindi taglio piante e arbusti, di sgaggio del materiale che è l'iposticcio che si sta staccando e messo in sicurezza attraverso protezioni passive come delle reti paramassi, quindi andando quindi a inglobare tutti i massi e metterli in sicurezza di quella parte che rimane poi in parete. A quel punto sarà possibile anche far rientrare la famiglia che è evacuata, diciamo, lì proprio a ridosso del versante. I tempi qui saranno comunque veloci perché c'è la somma urgenza, non così veloci come quelle di riapertura della strada, quindi adesso fare delle previsioni è difficile, qualche settimana sarà necessario per eseguire tutto questo. L'impegno ovviamente che ci siamo presi è quello di essere più veloci possibili. Devo ringraziare Provincia di Bergamo, era presente anche il consigliere provinciale Mauro Bonomelli, consigliere con delega alla viabilità, e anche Regione Lombardia, l'ufficio dello STER che ha sede a Bergamo, per la collaborazione che hanno dimostrato e anche per i fondi che poi verranno stanziati. Quindi questo è un lavoro di squadra che adesso dobbiamo quindi portare a termine. Quindi ricordiamo quante sono le persone sfollate in questo momento e quante ne rientreranno una volta ultimato il primo intervento. Sono quattro famiglie per un totale di 10 persone, di cui 7 potranno rientrare a seguito della messa in sicurezza della viabilità, e così come le seconde case presenti al civico numero 1, mentre ne resterà evacuata una sola famiglia composta da 3 persone.